Ore 7. Rai GR1. Direttrice Simona Sala. Zanardi in coma farmacologico dopo l'intervento alla testa, rischia danni alla vista. L'autista del camion che lo ha investito è sbucato all'improvviso, non sono riuscito ad evitarlo. Comizio dimezzato per Trump, niente bagno di folla, Tulsa, il presidente rispolvera i suoi cavalli di battaglia, siamo il partito di legge e ordine. Alle porte di Londra un giovane armato di coltello uccide 3 persone in un parco, è stato arrestato, esclusi i collegamenti con la manifestazione antirazzista del pomeriggio. Stati generali, la rush finale, oggi gli interventi di aziende, sanitari, artisti, Conte pensa al piano di rilancio e torna a proporre un confronto alle opposizioni. Dal centrodestra segnali di apertura. Calcio, dopo 103 giorni è ripartita la Serie A, il Verona piega il Cagliari e sogna l'Europa, Toro pari con il Parma, il Granata un culo in ginocchio per George Floyd. Gianmarco Trevisi in studio, in apertura gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi e le indagini sull'incidente di venerdì scorso in provincia di Siena, in diretta alla nostra inviata Carla Frogheri. Combatte Alex Zanardi anche in terapia intensiva, arrivato al Policlinico di Siena in condizioni drammatiche, risponde bene alle cure, resta gravissimo, ma i medici guardano la debole luce di speranza. E Savino Scolletta è responsabile della terapia intensiva qui a Siena. Le condizioni continuano ad essere stabili da un punto di vista cardiorespiratorio, sempre naturalmente ventilato meccanicamente, e i parametri anche metabolici restano stabili. Quindi il quadro clinico generale è tutto sommato buono, sì. Il trauma cranico però grave, i danni neurologici ancora impossibili da calcolare, ma è possibile che Zanardi abbia comunque lesioni alla vista e alla respirazione autonoma. Ad oggi ha la testa e il viso interamente fasciati. Come è arrivato in ospedale 2 giorni fa lo spiega Giuseppe Oliveri, il neurochirurgo che l'ha operato. Sono gravi ma stabili. Lui è arrivato in questo trauma cranio facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontali. Adesso i numeri sono buoni, pur rimanendo in una situazione tanto grave. A metà mattina un nuovo bollettino medico, ma Alex ha già superato la seconda notte e sembra già quasi un miracolo. È da Siena con Massimiliano Savino, linea allo studio. Ed è indagato il conducente del mezzo con il quale Zanardi si è scontrato, atto dovuto, ha segnalato la procura, l'uomo ha fornito la sua versione di quanto accaduto. Me lo sono trovato davanti in curva, ho sterzato e ho evitato il frontale, ma mi ha preso lo stesso. Così si difende l'autista 44enne del mezzo pesante coinvolto nel tragico incidente. Davanti al pubblico ministero di Siena, che indaga per lesioni gravissime colpose e incidente stradale, rilascia dichiarazioni spontanee. Risultato negativo ai test alcol e droga, viaggiava alla giusta velocità ed era nella sua corsia, spiegano gli investigatori, che hanno anche acquisito e visto un video girato da un giornalista che seguiva la manifestazione sportiva. Immagini chiare, pochi secondi che raccontano il dramma. Zanardi sembra prendere male una curva a destra, dopo la quale va sostanzialmente dritto, sembra perdere il controllo per evitare e poi però finire, quando è già stato sbalzato dalla sua handbike, contro il camion che arriva in senso opposto. Perché ciò accada è da chiarire, mentre l'inchiesta punta anche sull'organizzazione della staffetta paralimpica, permessi e norme di sicurezza che, secondo quanto risulta, nessuna comunicazione era pervenuta in questura né al comune di Pienza. Bruno Sokolovic, GR1. Dall'estero, Gran Bretagna, indagini a tutto campo a Reading, nell'Inghilterra meridionale, dove un uomo ha accoltellato diverse persone, uccidendone 3 e ferendone altre. Fermato dalla polizia un 25enne. Da Londra il corrispondente. Un sabato sera di sangue, morti e feriti in un parco nel centro di Reading, cittadina ovest di Londra, accoltellata in serata nei Fulbury Gardens. Non è chiara la dinamica o i motivi all'origine del grave episodio. Immediata la reazione delle forze dell'ordine, arrestato un sospetto. Subito si è capita la gravità dell'incidente. Il ministro degli interni Priti Patel ha espresso la sua preoccupazione per l'accaduto, senza peraltro dare indicazioni precise su quello che la polizia ufficialmente dichiara di considerare un attacco individuale. Fonti giornalistiche che parlano di una pista terroristica, come la dinamica e l'uso del coltello avevano fatto subito pensare.
Nessun elemento invece che possa collegare l'accoltellamento con le manifestazioni del movimento Black Lives Matter che nel parco si erano concluse alcune ore prima. Un attacco avvenuto mentre sono ancora in vigore le norme sul distanziamento e il lockdown. Nel parco a quell'ora ancora molte persone grazie al bel tempo e alla luminosità del solstizio, ma a piccoli gruppi, non a grande ressa. Gli agenti hanno subito bloccato e arrestato il presunto accoltellatore, scattate le indagini per chiarire i contorni e i punti ancora oscuri. Da Londra, Marco Varvello, GR1. Stati Uniti, primo comizio dopo l'emergenza coronavirus per Trump in Oklahoma, migliaia i presenti, il presidente sperava in 1 milione di partecipanti. A novembre la scelta sarà molto semplice, tra la plebaglia di estrema sinistra e voi che dovete rimanere forti e fieri di essere americani. Donald Trump traccia così la sua linea politica a Tulsa, Oklahoma, nel primo comizio dopo il coronavirus, davanti a una folla meno numerosa del previsto. Nel discorso Trump torna su temi ormai noti. Joe Biden è un burattino della sinistra radicale. Se vinceranno i democratici, dice, vi toglieranno il diritto di portare le armi, penalizzeranno chi in chiesa ci va e non chi attacca le chiese, riapriranno all'immigrazione incontrollata che io invece ho fermato. E ancora, nel mondo non mi amano perché faccio gli interessi dell'America o contro anche il complesso militare industriale. Trump parla anche di coronavirus, motivo di polemiche per il rischio di contagi tra la folla. Sono state distribuite mascherine all'ingresso, ma 6 persone dello staff sono risultate positive ai test. Il motivo per cui in alcuni stati i casi sono in aumento, dice Trump, è che facciamo più test. Per questo ho dato ordine di farne di meno. Da New York, con Iviro Bergamini, GR1. Le 7:06, la politica interna. Oggi a Roma ultima giornata degli stati generali dell'economia che si chiuderanno con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Conte ha annunciato per la prossima settimana il decreto semplificazioni con le norme per velocizzare i cantieri e ha rivolto un nuovo appello al centrodestra. Prima di mettere a punto l'ossatura del piano di rilancio, Giuseppe Conte vuole confrontarsi con le opposizioni, cui rinnova dunque l'invito a un incontro. Il tutto succederà, spera il Premier, nei prossimi giorni. Intanto, prima ai vertici delle partecipate statali e poi a ordini professionali e terzo settore, assicura il primo obiettivo del governo, migliorare il paese e non solo tornare alla normalità pre-crisi. Dobbiamo creare adesso le premesse per poter poi consentire un recupero in termini di produttività, di prodotto interno lordo. Siamo assolutamente insoddisfatti di quello che è stato l'andamento di questi valori negli ultimi anni. Il Green New Deal, avverte Conte, sarà uno dei cardini del piano. Con alcuni privati cittadini discute di cassa integrazione, tax credit, taglio del cuneo e sgravi fiscali sugli affitti e annuncia la sua intenzione di aumentare le pensioni di invalidità. Sullo sfondo resta il negoziato europeo. Parte delle risorse, ricorda, dovranno essere a fondo perduto per aiutare quei paesi come l'Italia più colpiti dalla crisi. Valentino Russo, GR1. E questa volta il centrodestra sembra accogliere l'invito al dialogo del Presidente del Consiglio, anche se i 3 leader continuano a parlare con toni diversi, diffidenti Lega e Fratelli d'Italia. Torniamo a quel tavolo, ma per concentrarci sui fatti, spiega Salvini stamane dalle colonne di Repubblica. Andremo, ma per svelare il bluff, dice Meloni, mentre Berlusconi si è sempre detto pronto a una leale collaborazione con il governo in un momento difficile per il paese. Se ci invitano nelle sedi istituzionali e non nelle ville per fare passerelle, valutiamo di andare. Così alla fine la posizione della Lega si ammorbidisce rispetto al no secco pronunciato subito dopo la rinnovata apertura di Conte alle opposizioni. Le nostre proposte sono in Parlamento da tempo, ribadisce Salvini. Pace fiscale fra lo Stato e gli italiani. Questo serve per ricostruire il paese, non altre passerelle. Anche Fratelli d'Italia si dice pronta al confronto per svelare il bluff sulla bocciatura a raffica delle nostre proposte, chiarisce Meloni. E Forza Italia, la più dialogante con la maggioranza, critica il governo. L'ascolto formale che non tiene conto delle nostre indicazioni è del tutto inadeguato, incalza Berlusconi. All'orizzonte del Premier c'è anche il nodo MES che continua a dividere la maggioranza. Il ministro 5 Stelle Di Maio rilancia: l'Europa si gioca tanto, la strada è una ed è quella del Recovery Fund. Gianrusso. Parliamo di un fondo da 750 miliardi. La strada tracciata è questa e non torneremo indietro. Parlano di grande opportunità per l'Italia. Invece il PD e Italia Viva che premono perché il Parlamento voti al più presto le riforme di rilancio per il Paese. Valentina Isa, GR1.
Solidarietà da tutte le forze politiche all'ex ministra della Salute Giulia Grillo, Movimento 5 Stelle, che ha denunciato di essere stata minacciata con messaggi via Facebook. Ti rifaremo la pelle, rasata al cranio come le detenute criminali, si legge in uno di questi post. Lascio sempre correre le offese, ha detto Grillo, ma c'è un limite preciso tra l'offesa e la minaccia. La cronaca, le responsabilità non sono solo mie. Si difende Luca Palamara al centro dell'inchiesta sul presunto traffico di nomine ed espulso dall'ANM, il sindacato delle toghe che ha guidato anni fa. L'Associazione Nazionale Magistrati per la prima volta espelle un suo ex presidente. Luca Palamara ha commesso gravi e reiterate violazioni del codice etico. Questa è la motivazione e il magistrato attacca. Non farò il capro espiatorio. Ero venuto qui anche per avere il dovere e il diritto di parlare, mi è stato negato. Questo nemmeno nell'Inquisizione accadeva. Respinta la richiesta di essere ascoltato di Palamara, indagato per corruzione. L'audizione, spiegano i magistrati, spetta ai probiviri davanti ai quali in questi mesi non si è mai presentato. Sentiamo Luca Poniz, attuale presidente dell'ANM. I giudici hanno affrontato un'incolpazione disciplinare che riguardava un fatto specifico, non è il sistema. Non c'è nessun capro espiatorio. Non commenta la vicenda il guardasigilli Alfonso Bonafede, ma dichiara: sarà la riforma del CSM la vera rivoluzione della giustizia. Anna Milan, GR1. Lotta alla mafia. Sono stati promossi per merito straordinario gli uomini della scorta di Giuseppe Antoci, che sventarono nella notte del 18 maggio di 4 anni fa un attentato contro l'allora presidente del Parco dei Nebrodi. I due poliziotti che erano nella macchina blindata e il vicequestore Daniele Manganaro, arrivato pochi istanti dopo, risposero ai colpi di fucile sparati contro la vettura e portarono in salvo Antoci, che oggi commenta così il riconoscimento. Io penso che i valorosi uomini dello Stato è bello quando possono essere premiati in vita. Purtroppo abbiamo vissuto in questi anni tante commemorazioni di uomini delle scorte che, facendo il loro dovere, purtroppo hanno perso la vita. I miei uomini della scorta hanno salvato la mia di vita e oggi possono godere anche di questo importante riconoscimento che dà valore proprio a chi fa il proprio dovere fino in fondo. Il caso Regeni. L'Egitto ha consegnato agli inquirenti italiani i documenti del giovane ricercatore ucciso al Cairo 4 anni fa, il passaporto e 2 tessere universitarie. Il 1 luglio, nuovo incontro in videoconferenza tra i magistrati italiani e quelli egiziani. E siamo ai dati sul coronavirus. 49 i morti, 262 i nuovi casi, di cui 165 in Lombardia, 2 su 3. Medici, infermieri e operatori sociosanitari nella regione più colpita d'Italia sono stati ricevuti ieri da Papa Francesco. La vostra, una presenza affidabile e generosa, ha detto il pontefice, che li ha definiti artigiani della tenerezza. Lo ascoltiamo. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli. Col telefonino collegare quell'anziano che stava per morire col figlio e la figlia per congedarle, per vederle l'ultima volta. Piccoli gesti di creatività, di amore. Pochi minuti fa l'eclissi di sole, la prima dell'anno, ha dato il benvenuto all'estate, iniziata astronomicamente ieri sera alle 23.44, data in cui si colloca il solstizio. Lo spettacolo, dovuto alla parziale sovrapposizione della luna sul sole, in Italia è stato visibile solo nelle regioni del centro-sud a partire dalle 6.56. In alcune zone, come Roma, ci sarà tempo per ammirarlo fino alle 7.55. A godere appieno di questo fenomeno saranno gli abitanti di India, Pakistan e del Corno d'Africa. Lo sport, il calcio, è ripartita la Serie A. Il Verona ha battuto il Cagliari 2-1, pari tra Torino e Parma, con il granata Nkulu che dedica la rete a George Floyd. Il Verona vola e sogna, il Torino arranca e si dispera. Sono questi i due volti della Serie A che riparte dopo 103 giorni. Contro il Parma e Granata di Longo muovono la classifica, ma non ritrovano quella vittoria che manca ormai da 7 turni. In vantaggio con Kulù, che esulta inginocchiandosi e con il pugno chiuso al cielo, e per mio fratello George Floyd, spiegherà a fine gara, vengono ripresi da Kuzka. Nel secondo tempo le chance per fare bottino pieno sono addirittura 3, ma tutte sprecate, incluso un rigore che Belotti si fa parare da Sepe, e così la zona retrocessione rimane lì pericolosamente a 3 punti di distanza. I ducali invece si affacciano sull'Europa, distante appena 2 punti e con le sembianze del Verona. Proprio quel Verona che batte 2-1 il Cagliari per issarsi al 7° posto. Gli basta una prima mezz'ora di fuoco condita da 2 reti di Di Carmine per piegare il Cagliari, a cui invece non basta il gol del ciolito Simeone. Oggi Atalanta-Sassuolo alle 19.30 e Inter-Sampdoria alle 21.45 completano i recuperi della 25ª giornata in 2 gare dal forte impatto simbolico. Bergamo, la città martire del Covid, i nerazzurri che salutano Mario Corso, mancino simbolo dell'Inter di Herrera. Luca Cesaretti, GR1.
Le 7:14 minuti, Rai Radio 1, tra poco ancora sport con Extra Time, il nostro magazine sportivo. Si parlerà tra l'altro di volley con Alessandro Ferri.